Ciao a tutti, benvenuti all'Isolante Guo. Siamo un isolante di hotpot di Chongqing. L'hotpot è il simbolo di questa città. Molte persone la prima cosa che fanno quando arrivano a Chongqing è proprio andare a mangiare hotpot. 2 anni fa, dopo esserci laureati qui a Milano, siamo andati in vacanza a Chongqing e ci siamo profondamente innamorati del hotpot di questo posto. Ci siamo accorti che a Milano c'è il hotpot in stile pechinese, l'hotpot in stile di Chengdu, ma non c'è l'hotpot di Chongqing. Così ho pensato di portare l'hotpot alla Chongqinghese a Milano. Siamo il primo ristorante di hotpot alla Chongqinghese a Milano. Il nostro obiettivo non è solo quello di portare un hotpot ai studenti cinesi di Milano, ma vogliamo portare la cultura del hotpot a tutti gli italiani. Il peperoncino italiano non è piccante come quello tradizionale di Chongqing. Effettivamente il profumo e la piccantezza non sono comparabili con quello di Chongqing. Il cuore del hotpot è proprio il profumo e poi la piccantezza. Sono andato personalmente a Chongqing ad assistere i migliori maestri locali per impararlo. Ho fatto percorrere al modo di preparare ai sapori di Chongqing migliaia di chilometri per arrivare a Milano, così che ogni nostro cliente può assaggiare il sapore e il profumo dell'autentico hotpot di Chongqing. Il nostro ristorante ha 80 coperti. I lampadari appesi nell'isolante sono stati ricavati da capelli di paglia. Lo stile dell'arredamento, dalle sedie ai tavoli, può alleviare la nostalgia che i nostri ospiti cinesi possono provare. Gli ingredienti per hot pot sono preparati da me circa 12 ore prima. Si aggiunge il brodo a ricetta segreta per far sì che ogni pentola di hot pot abbia il più tradizionale sapore e profumo del hot pot di Chongqing. Se ti piace mangiare piccante, il nostro ristorante deve essere la tua prima scelta. Per chi non riesce a mangiare piccante, abbiamo un'altra scelta. Abbiamo la pentola Tao, vuol dire metà piccante, metà senza piccante. Oppure abbiamo la pentola di 3 gusti, piccante, senza piccante e il gusto pomodoro. I nostri spiedini freddi alla salsa piccante e il piatto Mao, anche sono deliziosi piatti tradizionali di Sichuan, serviti al nostro ristorante. Spiedini sono fatti con carni e verdure infilzate nel bambù, fatte marinare in una nostra speciale salsa. Il piatto Mao si fa facendo bollire diverse verdure e spezie girandole con un mestolo di bambù. Una volta messo nella ciotola si aggiunge un mestolo di brodo e le spezie scelte da cuoco, così da portare a tavolo un insieme unico di sapore ed odori. Il budino di cocco è un dolce immancabile per il dopo pasto. Si scioglie in bocca che è un piacere, è ottimo per dissetarsi e rinfrescarsi durante l'estate. L'hotpot va mangiato con gli amici, mentre si beve una pinta di birra e si chiacchiera del più e del meno. Ci auguriamo che tu possa lasciare da noi la tua storia e la tua leggenda. Vi aspettiamo in via Lugero Boscovici 26.